Bene, buongiorno a tutti, bentrovati a questa edizione speciale di Sham On Air, organizzata in collaborazione con Melco, Medicina Legale Contemporanea. Abbiamo atteso qualche minuto per dare a tutti la possibilità di collegarsi, vi do quindi il benvenuto. Come saprete, nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza delle sezioni unite, la 21.992, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'azione di rivalsa promossa da un'azienda sanitaria nei confronti di un suo dipendente e ha quindi sancito un principio secondo il quale non esiste una questione di riparto tra Tribunale Ordinario e Corte dei Conti. Bene, Sham è da sempre molto sensibile a queste tematiche. E a pochi giorni dal deposito di questa sentenza delle sezioni unite, ha quindi deciso di attivarsi prontamente per offrire un approfondimento. L'obiettivo è un po' quello di fornire una prima lettura e quindi cercare di riflettere insieme sulla portata di questa pronuncia. Ed è con questo scopo che questa mattina, appunto, siamo qui per analizzare e commentare insieme in che modo questa sentenza influenzerà l'azione delle imprese assicuratrici e per provare anche un po' ad immaginare come cambierà e se cambierà il rapporto tra operatori delle aziende ospedaliere e i propri dipendenti, con un focus specifico anche sull'impatto che questa pronuncia avrà rispetto alle previsioni della legge Gelli Bianco, anche se, come avrete certamente notato, i fatti di cui ha questa sentenza sono antecedenti alle leggi 24. Come vedete, quindi, sono tematiche molto delicate, di grande interesse, che affronteremo con un pregevole parterre di relatori, che ringrazio sentitamente di essere oggi qua presenti e che saluto e a cui do il benvenuto. Purtroppo, per un improvviso impedimento personale, il dottor Enzo Vincenti, che è il consigliere nonché relatore di Cassazione che aveva esteso la sentenza, non potrà partecipare, ma fortunatamente siamo riusciti questa mattina a registrare il suo intervento e quindi non l'avremo, diciamo, in viva voce, ma un'ora fa, quindi con una differita di un'ora, riusciremo comunque a catturare il suo pensiero su questa sentenza. Seguirà il dottor Arturo Iadecola, vice procuratore generale della Corte dei Conti di Roma, e l'avvocato Lorenzo Locatelli, avvocato in Padova e direttore della Scuola Forense di Padova. Bene, a guidarci lungo questo percorso, in qualità di moderatore, il dottor Pasquale Macri, segretario nazionale di Melco, appunto medicina legale contemporanea, nonché docente di medicina legale presso l'Università di Siena. Non mi resta che ringraziarlo, cedergli la parola e augurare a tutti voi un buon ascolto e un buon webinar. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie dottor Rovinale, grazie a nome mio proprio e della società Melco di Medicina Legale Contemporanea. Un ringraziamento proprio a Sham che ha accettato e promosso immediatamente un webinar di siffatto livello su un argomento estremamente contemporaneo. La sentenza data pochissime settimane, se non erro, del 12 ottobre scorso. È una sentenza che ha destato immediatamente vive perplessità e preoccupazioni. Abbiamo proprio ritenuto di poterla approfondire con gli esperti, e che ringrazio ancora e aggiungo i ringraziamenti a quelli di Ravinale, per una prima lettura, come si diceva. Una prima lettura che, a mio avviso, vedremo nel corso dei lavori del webinar, dovrà portare a un orientamento. In pratica ci dovremo chiedere, in particolare quello che riguarda soprattutto i medici, ma penso anche chi li assicura, le aziende sanitarie, ci dovremmo chiedere se questo quale principio le sezioni unite hanno voluto preservare e proporre, qual è il principio di diritto che la sentenza ci vuole proporre e come impatta questo principio, come e quanto impatta questo principio sulle cause di risarcimento per responsabilità sanitaria pendenti prima del 2020
2017, cioè dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, e come impatterà successivamente. Non è una questione da poco, e soprattutto per i medici che ci ascoltano, cercherò di delinearla. Il principio del doppio binario è quello secondo il quale l'azienda, una volta che ha risarcito un danneggiato, può azionare la Corte dei Conti, come la deve azionare obbligatoriamente, e dico le aziende, non solo quelle pubbliche, solo quelle pubbliche in questo caso, oppure potrebbe rivolgere la domanda di manleva direttamente al giudice ordinario, al giudice civile. Le questioni che si aprono non sono solo questioni di giurisdizione, cioè se si può andare da un giudice o dall'altro, dal giudice amministrativo o dal giudice civile. Le questioni che si aprono sono per esempio quelle se i limiti posti dall'articolo 9 della legge Gelli-Bianco possono essere anche applicati a garanzia delle aziende e dei sanitari e delle compagnie assicurative che su questi costi poi calcoleranno il costo del premio assicurativo e possono essere applicate anche dal giudice ordinario oppure se il giudice ordinario si varrà degli strumenti propri di valutazione del processo civile ordinario. Abbiamo con noi un grandissimo esperto, il dottor Arturo Iadecola, che è vice procuratore generale presso la Corte dei Conti di Roma, esperto di questioni sanitarie e fa da tanto tempo anche attività di columnistica su questi temi, e passerei la parola proprio a lui per valutare l'impatto della sentenza. Ma mi correggo un attimo perché prima di passare la parola passo all'avvocato Locatelli, il quale si è preso l'onere di illustrarci la sentenza anche con l'ausilio di alcune slide. Al termine dell'intervento dell'avvocato Locatelli, che ci permetterà un po' di conoscere i termini di merito della sentenza, interverrà il dottor Iadecola per gli aspetti che gli competono. Grazie. Bene, grazie. Allora, grazie intanto a Sham per l'invito. Ho preparato delle slide, quindi adesso dovrebbero entrare in condivisione. Credo che le vediate, no? Allora, perché intanto si è parlato di sentenza innovativa e di questa serie di binari processuali, no? Questo è uno dei temi che più mi ha colpito all'uscita di questa decisione, che ha destato giustamente particolare interesse, però il primo problema è se stiamo parlando di una sentenza effettivamente innovativa oppure se non sia un po' il vecchio che, come in questa bella fotografia, si specchia in qualcosa di diverso. Ma andiamo a vedere quali sono i passaggi fondamentali della sentenza, perché questo è anche stato un po' il compito che mi è stato affidato, quantomeno per aprire questa discussione. E la sentenza dice che l'azione di responsabilità contabile proposta appunto da una struttura nei confronti di un dipendente non sostituisce le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati. Seguendo questo principio, quando l'azienda sanitaria propone una domanda di manleva nei confronti del proprio medico dipendente, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e giudice contabile. Rimangono aperte tutte e due le strade. Il caso era quello di un'azione di rivalsa di una pubblica amministrazione nei confronti di un medico legato da rapporto di servizio. E esisteva un danno all'azienda subito perché a fronte di una condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato aveva dovuto sborsare del denaro. E la Corte, ecco un passaggio, il primo passaggio che ci ricorda come il principio fosse già da tempo ricevuto dai giudici di merito e di legittimità. Dice appunto: guardate che noi stiamo dando seguito all'orientamento di questa Corte che ha a suo tempo già enunciato il principio per cui l'azione di responsabilità contabile non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministratori e soggetti danneggiati. Questo
Quindi, sempre secondo la sentenza, quando è proposta da un'azienda sanitaria una domanda di manleva nei confronti di un proprio medico, non c'è questione di riparto, cioè scelgo una via tra giudice ordinario e contabile, ma c'è autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni, con due richiami molto importanti a due precedenti, appunto uno del 2014 e uno del 2018. Il principio, ricordando anche una precedente del 2019, è secondo cui la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati. Quali sono questi due interessi? Il primo volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, quindi buon andamento della pubblica amministrazione, impiego corretto e bilanciato delle risorse, con una funzione che è caratterizzata dall'essere appunto sanzionatoria. La seconda invece, quella civilistica, ricorre al pieno ristoro del danno, quindi una funzione non più sanzionatoria, ma una funzione riparatoria e compensativa a protezione dell'interesse dell'amministrazione che agisce. Ed ecco anche un ulteriore passaggio, a mio modo di vedere, fondamentale di questa sentenza, perché la sentenza dice, attenzione, che non mi metto nemmeno e non mi impegno, giustamente, non per malavoglia, ma perché il caso non comportava e non suggeriva questo intervento, non può interferire su questa questione l'essere nel frattempo intendo, in quanto l'azione era precedente e quindi anche l'evento era precedente alla legge numero 24 del 2017, che quindi non interferisce su questa questione. E non interferisce perché si tratta di norma intervenuta successivamente alla proposizione della domanda, era una citazione addirittura di 18 anni prima, e l'articolo 5 del codice di procedura civile, come tutti sappiamo, impedisce di dare rilievo, perché è il momento della domanda appunto che si deve verificare la giurisdizione. Detto questo, ci troviamo di fronte a una sentenza che non è innovativa, ma ce lo dice la sentenza stessa e richiama principi a suo tempo espressi. Certamente è una sentenza importante che ha rispolverato concetti vecchi per il pregresso, ma non ha affrontato nemmeno il tema relativo all'articolo 9 della legge numero 24 del 2017. Perché questa sentenza ha avuto particolare successo? Perché gli viene dedicato anche giustamente un convegno come quello proposto da Sciami. Sicuramente il momento storico ha influito e ha in qualche modo questa sentenza ha avuto il bene di costringere gli interpreti a prendere, spero una volta per tutte, ma anche se ho qualche dubbio, come vedremo in seguito, in considerazione il problema. Quindi che cos'è che c'è di nuovo dopo questa sentenza? Di nuovo sostanzialmente nulla. Dobbiamo però prendere a questo punto posizione, cercare di capire che cosa e come ci si debba muovere in futuro con riguardo a due momenti storici, cioè prima e dopo la legge numero 24 del 2017, perché anche il prima, come vedremo, può essere di estrema attualità al giorno d'oggi. Allora, prima della legge numero 24 del 2017, e per prima intendo eventi accaduti prima e domande svolte prima. Guardate, la situazione del medico è sempre stata una situazione molto particolare per diversi motivi. Noi sappiamo che il dipendente pubblico può essere aggredito da un'azione da parte di un terzo, aggredito direttamente intendo, non sto parlando dell'azione di rivalsa, aggredito direttamente ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR numero 3 del 1956. Cioè il terzo può agire nei confronti del pubblico dipendente, quindi anche del medico, seguendo queste due norme il terzo stesso però può agire solamente per dolo o colpa grave. Perché invece si agisce normalmente nei confronti del medico da parte del terzo senza questa limitazione? Parlo del medico pubblico dipendente, perché come tutti sappiamo, sin dalla fine degli anni 80 in sede di legittimità si era statuito che nei confronti del medico
non potesse essere applicata la normativa prevista dagli articoli 22 e 23 del DPR 10 gennaio 57 numero 3, che in relazione appunto alla famosa costruzione logica di quella che veniva chiamata la teoria del contatto sociale, che innescava quindi un rapporto contrattuale tra il medico ospedaliero e il paziente. Sappiamo poi come è andata a finire con l'introduzione appunto della 24 del 2017, ma questo per renderci conto che già i medici si trovavano in precedenza in una situazione assai particolare con riguardo ad azioni di responsabilità direttamente poste nei loro confronti. In queste slide vedrete un sacco di binari e ferrovie, ma proprio perché si parla moltissimo di questo famoso doppio binario. Quindi la soluzione che ci viene data dalle sezioni unite con la sentenza 21.992 nel 2020 è proprio questa. Esiste un doppio binario e quindi la spiegazione, credo molto chiara, che è stata data da questa decisione l'abbiamo affrontata proprio pochi minuti fa. Perché Curiosity Killed the Cat? Perché anche in epoca precedente rispetto all'introduzione della legge Gelli mi aveva particolarmente incuriosito. Io non sono un amministrativista, mi occupo di, prevalentemente di responsabilità professionale, prevalentemente ahimè medica, e però la curiosità di andare a verificare quale fosse lo stato della situazione e quale fosse realmente il problema, e cioè se le aziende ospedaliere potessero agire in sede civile nei confronti dei propri dipendenti e, se sì, perché questo sostanzialmente non avvenisse. E questo perché su centinaia di casi che ho avuto occasione di seguire si contano, se no, sulle dita di una mano, forse di due, i casi in cui ho reperito azioni delle aziende ospedaliere pubbliche nei confronti dei medici. In tutti questi casi la decisione finale da parte del giudice di merito era stata la carenza della propria giurisdizione a favore della Corte dei Conti, quindi con una presa di posizione assolutamente contraria rispetto ai principi generali che avevamo svolto. In più c'è anche da dire che non tutti erano d'accordo sui principi generali che adesso abbiamo rinvenuto nella sentenza 21.992. Esistevano anche orientamenti contrari, ad esempio la 15.288 del 4 dicembre del 2001, la 4.634 del 15 luglio 88 e la 9.33 del 22 dicembre 99, tutte decisioni da parte della Corte di Cassazione che escludevano la concorrente azione di rivalsa del giudice ordinario e quindi binario unico, esclusività della giurisdizione da parte del giudice amministrativo. In più c'è anche da dire che probabilmente queste azioni da parte delle aziende ospedaliere non venivano tanto benevolmente affrontate per una questione anche di rapporti con i propri medici. Provate a pensare alla difficoltà anche per un dirigente di un'azienda ospedaliera di dover iniziare per ogni euro speso in risarcimento a fare un'azione di rivalsa direttamente all'interno magari dello stesso processo. Ma ci sono anche altre argomentazioni sulle quali vale la pena di riflettere. Non dimentichiamoci di queste norme, che sono le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Io qua ve ne ho portati tre, ad esempio, non sono tanti di più quelli degli ultimi anni. Questo è quello relativo al 2001, all'articolo 24, l'azienda doveva comunque garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei propri dirigenti. Nel 2005, cambia di poco, le aziende dovevano garantire un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile dei propri dirigenti. 2009, articolo 16, qua addirittura si va verso l'istituzione di una commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e sede sindacale, sempre in relazione comunque al dovere di copertura assicurativa, fino ad arrivare all'ultimo contratto collettivo, quello 2016-2018, che però è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2020, e infatti tiene in considerazione la legge 24 del 2017, dove ovviamente si segue l'impostazione del legislatore
individuando il fatto che le aziende o enti devono garantire con oneri a proprio carico un'adeguata copertura assicurativa. Quindi, in buona sostanza, che cosa accadeva? Era difficile ipotizzare azioni di rivalse civili se non in caso di colpa grave o dolo, in quanto in caso di azione per, sono andato forse troppo avanti, in caso di azione per colpa lieve e carenza di garanzia assicurativa, il medico avrebbe potuto replicare al proprio datore di lavoro: ma come, mi fai un'azione per colpa lieve, ma proprio tu che avresti dovuto viceversa assicurarmi, e questo ovviamente avrebbe tolto di mezzo il problema. A quel punto si lasciava cosa? Si lasciava, questo era quello che sostanzialmente accadeva, l'azione alla procura della Corte dei Conti. Proviamo a tornare un attimino alla parte della sentenza che abbiamo illustrato proprio poco fa, che non prende posizione sulla legge 24 del 2017 e fa un riferimento corretto al fatto che la sentenza in esame trattava di un caso relativo a una proposizione di domanda che era venuta, appunto, come abbiamo visto, nel marzo 2002, antecedente rispetto alla legge Gelli. Ma qua forse bisogna porsi una domanda, cioè stiamo parlando di un quesito che riguarda l'esercizio dell'azione prima della legge Gelli o piuttosto degli eventi avvenuti prima della legge Gelli? Questo perché lo dico? Perché c'è una bella sentenza della Corte dei Conti Lombardia di un anno fa più o meno, del 3 luglio del 2019, che è diventata famosa perché è una sentenza che espone un principio che a me è piaciuto molto, cioè quello della contrarietà all'applicazione cabalistica del diritto. È una breve parentesi, si trattava di capire se le famose tematiche relative alla franchigia aggregata dovessero portare ad una discriminazione tra medici fortunati e medici meno fortunati, nel senso che esistevano medici ovviamente che non dovevano risarcire alla fine nessun danno perché erano caduti nel momento di franchigia aggregata esaurita, quindi pagava tutto l'assicuratore, e invece il medico un po' più sfortunato che magari compiva l'atto e riceveva la richiesta di risarcimento al momento in cui la franchigia era ancora in vigore, e quindi l'azienda deve pagare e l'azienda si rivolge nei confronti del medico. È una breve parentesi, vi invito comunque a leggerla perché è una sentenza molto interessante. Ma questa sentenza espone anche un altro principio, e cioè dice che la legge numero 24 dell'8 marzo 2017 ha natura sostanziale, ma le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in connessione con il complesso di questa normativa. E quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è che i precetti dell'articolo 9 della legge 24 non risultano immediatamente applicabili ratione temporis a fattispecie anteriori. Quindi attenzione, non a domande, è giusta la conclusione a cui è pervenuta la sentenza 21.992, ma questa ci dice, attenzione, che i precetti dell'articolo 9 non risultano immediatamente applicabili a fattispecie anteriori alla novella del 2017. Quindi, in buona sostanza riassumendo, sicuramente per il prima è corretto l'approccio della 21.992, ci troviamo di fronte ad un doppio binario. Ma che cosa accade, viceversa, dopo la legge numero 24 del 2017? La situazione credo che sia più o meno riassumibile con questa diversa fotografia. Perché andiamo a vedere l'articolo 9, che cosa dice. L'articolo 9 disciplina, come sappiamo, l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, e ci dice che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o per colpa grave nei confronti dell'esercente
la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti. Al comma 5, sempre dell'articolo 9, vi è anche la famosa limitazione, qua è una l'indicazione originaria della legge, sappiamo che poi è stato modificato, ma sostanzialmente l'importo della condanna per responsabilità amministrativa per singolo evento in caso di colpa grave ha il limite che noi sappiamo del triplo, del 3 volte lo stipendio annuale del medico dipendente. Andiamo però a vedere i primi 4 commi dell'articolo 9, dove si parla semplicemente e generalmente di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente della professione sanitaria, che può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Di nuovo, comma 2, se l'esercente non è stato parte del giudizio, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata successivamente al risarcimento avvenuto. Comma 3, anche in questo caso si parla semplicemente di giudizio di rivalsa senza alcuna indicazione al giudizio civile o al giudizio amministrativo o al dipendente privato o al dipendente pubblico. Articolo 9, quarto comma, in nessun caso la transazione è punibile all'esercente della professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. Se leggiamo quindi questi primi 4 commi, vediamo che a differenza del 5° comma, che è questo, non si fa riferimento a distinzioni tra pubblico e privato. Nel 5° comma si parla di struttura sanitaria pubblica, nei primi 4 non si parla di struttura sanitaria pubblica o struttura sanitaria privata. E questo potrebbe far riflettere sul fatto che il legislatore ove voluit dixit ed ove noluit tacuit, e dal momento che, quindi, al comma 5, domanda di risarcimento verso l'azienda pubblica, e al comma 6, domanda proposta dalla struttura privata, si fa un'espressa distinzione in tal senso, si dovrebbe o potrebbe arguire che i due istituti, azione civile e azione amministrativa, possano in realtà coesistere. Quindi diciamo che una lettura, perdonate il bisticcio, letterale di questo articolo potrebbe pensare a far ritenere la coesistenza nei confronti del dipendente pubblico, dell'azione di rivalsa civile e dell'azione di rivalsa amministrativa. Tuttavia abbiamo che un'interpretazione letterale, come abbiamo visto, dei primi 4 commi dell'articolo 9 porterebbe ad un risultato assolutamente assurdo se pensiamo a quali sono gli scopi della legge numero 24 del 2017, che ovviamente non è il caso, vista la platea oggi, di rammentare. Quindi la tutela il più possibile e mettere in tranquillità il più possibile l'esercente alla professione sanitaria. Perché porterebbe ad un assurdo? Perché si raggiungerebbe questo risultato kafkiano, per cui kafkiano rispetto agli scopi della legge Gelli, per cui il medico pubblico dipendente, per lui, non opererebbe il tetto massimo in caso di azione civile di rivalsa. Perché? Perché il tetto massimo dell'azione civile di rivalsa è stabilito solo dal comma 5 e solo per l'azione contabile. E se andiamo invece a vedere il comma 6, no? Vediamo che è stabilito questo tetto, ma per l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente di struttura privata. È questa, francamente, una lettura della norma, seppur letteralmente questo è quello che il legislatore ci ha purtroppo presentato, è una lettura della norma che comunque pare, a mio avviso quantomeno, cozzare assolutamente con quello che è lo spirito dell'impianto legislativo che per tanti anni
ha fatto discutere prima della propria, peraltro, emanazione. Ma prima abbiamo parlato di franchigie SIR, no? Franchigie Self-Insurance Retention, franchigie in tutti i loro più vari e per certi versi molto interessanti aspetti, e comunque situazioni in cui oggi l'azienda ospedaliera pubblica deve sborsare denaro pubblico. Perché? Perché la propria assicurazione parte solamente da un determinato importo, detta in soldoni. Per cui tutto quello che avviene sotto quell'importo o è in franchigia assoluta o aggregata annua, oppure è in self-insurance retention. In buona sostanza, tutti i denari che escono dalle casse pubbliche e quindi denari che poi possono interessare un'eventuale azione di rivalsa, come abbiamo visto, civile o amministrativa. Ma c'è un altro problema. Questa è una clausola di una polizza per un medico cosiddette per colpa grave. Quante volte noi parliamo con i medici e diciamo: ce l'ha l'assicurazione? Sì, ho l'assicurazione per colpa grave. Bisogna andare a vedere esattamente che cosa viene assicurato. Non è una polizza di chi ha organizzato questo evento, però è una polizza abbastanza recente e dove c'è scritto che verso il pagamento del premio convenuto l'assicuratore che cosa fa? Si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti. Lasciate perdere definitiva, a volte c'è, a volte non c'è, anche qui sarebbe da discutere, pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'assicurato. La domanda è, e se invece questa sentenza non è della Corte dei Conti e dei giudici ordinari, questo medico è coperto o non è coperto? Sarebbe il caso di interessarsi di questo problema e prima che possano venire al pettine determinati nodi che possono poi essere molto difficili da sciogliere. Quindi, in definitiva, e ho finito, occorre capire se con la legge 24 del 2017 si sia ancora in regime di doppio binario oppure si sia in regime di binario unico. Occorre capire poi se la regola del doppio binario vale solo per le azioni spiegate dalla legge, spiegate prima della legge, ammesso ovviamente che questa poi introduca il singolo binario, e su questo, come abbiamo visto, c'è da discutere. E occorre capire invece se anche oggi può esistere addirittura una doppia linea percorribile. La prima per gli eventi anteriori alla legge 24 del 2017, eventi con la possibilità di agire, attenzione, anche oggi in doppio binario, non spiegando la novella, per quanto riferito dalla Corte dei Conti Regione Lombardia, sui fatti effetti sui fatti antecedenti. E la seconda regolata, la seconda linea ferroviaria, regolata dalla legge 24 del 2017, su cui credo si debba fare chiarimento e oggi sicuramente è un primo momento importante per i fatti accaduti in epoca posteriore. Il problema spero vada risolto al più presto per evitare che, restando in tema di ferrovie, il treno della responsabilità medica prenda un binario morto e faccia la fine di una ben nota locomotiva, ben nota quantomeno a chi ha pressapoco i miei anni. Questa è l'introduzione che ho voluto portare e sono davvero, Arturo Iadecola sa che sono molto curioso, sono davvero curioso di sentire il dottor Iadecola prima e il dottor Vincenti poi, perché credo che questo convegno abbia quale pregio? Il pregio di innescare comunque un principio di discussione che credo ci porterà nei prossimi tempi a fare valutazioni di interesse assoluto. Grazie. Grazie Avvocato Locatelli, grazie per la chiarezza e per gli spunti che con estrema evidenza ha portato all'attenzione nostra e di chi ci ascolta. Sì, siamo tutti curiosi ora di sentire cosa ne pensa un autorevole magistrato della Corte dei Conti, quali sono
le prospettive sulla sentenza e soprattutto quello che accadrà in futuro nelle decisioni che si prenderanno. Grazie, dottoressa De Cola. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Grazie per l'invito a questo interessante webinar. I temi sul tappeto sono diversi e sono tutti molto stimolanti. Sono tutti molto stimolanti. Vi dico subito che gli argomenti dei quali parlerò sono ovviamente e non possono che essere pressoché gli stessi cui ha accennato e che ha anzi ben esplorato l'avvocato Locatelli, cercando però di adottare un punto di vista che è quello, per così dire, domestico, cioè quello di chi si occupa della responsabilità amministrativa dei sanitari, come di tutti gli altri dipendenti pubblici o comunque persone sottoposte, legate, diciamo, alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio. Io anche ho predisposto delle slide che non sono, diciamo, non sono accattivanti come quelle dell'avvocato Locatelli, ma comunque ve le sottopongo per maggiore comodità di esposizione. E gli argomenti, per l'appunto, che toccherò, come vi dicevo, già in parte affrontati dall'avvocato Locatelli, sono sostanzialmente quelli dei possibili elementi di continuità che rinveniamo nella sentenza alla quale è dedicato questo webinar rispetto al quadro interpretativo concomitante e preesistente e degli interrogativi che al tempo stesso questa decisione suscita, sia con riferimento alla, come dire, ai suoi stessi contenuti, cioè alle affermazioni che in essa sono ricomprese, sia con riguardo, e qui appunto mi riallaccio a quanto già è stato da poco illustrato, al futuro, cioè agli sviluppi che vi saranno nella giurisprudenza delle sezioni unite, della Corte di Cassazione, che stabilisce se un determinato plesso giurisdizionale abbia la giurisdizione e quindi possa pronunciarsi su una certa fattispecie con riferimento alla responsabilità del personale sanitario. Allora, è già stato detto, lo ribadisco, ma è la stessa sentenza in un certo senso a darcene conto. La questione della manleva, esattamente in termini di manleva, cioè di azione esercitata dall'azienda sanitaria convenuta in giudizio insieme o eventualmente insieme al personale dipendente, quindi al medico o comunque al personale sanitario ritenuto responsabile di un determinato danno alla salute di un paziente, ovvero singolarmente, quindi senza che il paziente citi in giudizio anche il medico, è l'azione di manleva con la quale quella stessa azienda sanitaria o nei confronti del medico convenuto insieme ad essa, ovvero in una successiva, ovvero citando in giudizio con la chiamata di terzo questo medico, chiede al medico di rifondere l'azienda sanitaria dell'eventuale spesa che dovesse sostenere in caso di accoglimento della domanda del paziente, un'azione di manleva che tutti quanti abbiamo presente. Questa azione di manleva era stata proposta nei medesimi termini, oggetto del giudizio che è stato poi definito in sede di legittimità dalla sentenza che oggi stiamo commentando, nel processo nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza delle stesse sezioni unite 26.659 del 2014, in cui era stato affermato quel principio che oggi la decisione del 2020 ribadisce, cioè quello secondo il quale la domanda proposta da una determinata amministrazione pubblica, nel caso di specie si tratta di un'azienda sanitaria, nei confronti del proprio dipendente, che ha per oggetto il risarcimento del danno, ovvero anche in questi casi la manleva, cioè un titolo che a seconda dei casi viene qualificato come garanzia, in certi casi come un'azione di regresso, in base al quale comunque quel determinato dipendente è tenuto a rifondere l'amministrazione della spesa che quest'ultima ha sostenuto, è un'azione che ben può essere proposta davanti al giudice ordinario, che non incontra il limite della giurisdizione della Corte dei Conti, e di conseguenza, attesa l'esistenza
del doppio binario, come si suol dire, tra l'una e l'altra giurisdizione, non pone neppure un problema di giurisdizione nel momento in cui viene sottoposta alla Corte di Cassazione con ricorso. Nel senso che il ricorso proposto avverso una sentenza la quale si sia pronunciata su una determinata fattispecie che rientra nella giurisdizione di quel giudice è destinato ad essere respinto, e laddove invece si trattasse di una decisione come quella di specie in cui il giudice d'appello declina la giurisdizione in favore dell'altro giudice che ritiene esclusivamente competente, è destinato invece ad essere accolto, proprio perché, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione afferma trattarsi di una giurisdizione concorrente, con la conseguenza che il giudice di merito ha errato nello spogliarsi della giurisdizione, proprio perché anche lui aveva giurisdizione, così come c'era la Corte dei Conti, per altri versi, sul medesimo fatto, sulla medesima fattispecie. Nulla di nuovo sotto il sole, potremmo dire, quindi, e su questo non posso che essere d'accordo con quanto diceva poco fa l'avvocato Locatelli. Nulla di nuovo sotto il sole, poiché quella, diciamo, quel cambiamento di rotta che possiamo far risalire, appunto, per quello che riguarda specificamente la responsabilità del medico, alla sentenza 26.659 del 2014, si era già avuto, per l'appunto, con questa decisione, ed è un cambio di rotta rispetto ad alcune decisioni che pure ha con precisione menzionato l'avvocato Locatelli poco fa, che invece avevano ritenuto di considerare esclusiva la giurisdizione della Corte dei Conti, e che proprio con riferimento a ipotesi di azioni di rivalsa esercitate da parte delle aziende sanitarie nei confronti dei propri dipendenti, avevano per l'appunto ritenuto corretta la ritenuto corretto la decisione del giudice di merito che avesse declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti, ovvero addirittura avevano annullato le sentenze della Corte d'Appello che si erano pronunciate sul merito senza riconoscere la giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ultima veniva considerata una giurisdizione esclusiva, con la conseguenza che non era consentito evidentemente al giudice ordinario pronunciarsi sull'eventuale domanda proposta dall'azienda sanitaria, più in generale dalla pubblica amministrazione, nei confronti del proprio dipendente. Quindi questa decisione del 2020, della quale oggi stiamo discutendo, come pure le precedenti rispetto alle quali si pone in linea, segna una, come dire, emblematica, diciamo, dell'attuale corso della giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di giurisdizione della Corte dei Conti, inaugurato almeno 10, se non 15 anni fa, che rispetto al passato pone una cesura netta, affermando come la giurisdizione della Corte dei Conti concorra con quella del giudice ordinario. Con quali importanti conseguenze? Che il giudice ordinario si deve pronunciare, come vi dicevo, sulla domanda proposta dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente, in via principale, in via di manleva, eccetera eccetera. Questo non è rilevante, è importante il fatto che sostanzialmente l'amministrazione agisca nei confronti del proprio dipendente, allo stesso modo in cui può agire dinanzi alla Corte dei Conti il pubblico ministero contabile. Si tratta per l'appunto di un doppio binario, dove il concetto di binario esprime in maniera plastica il parallelismo che intercorre tra queste giurisdizioni. Parallelismo vale a dire non interferenza, le due giurisdizioni non interferiscono l'una con l'altra. La pronuncia del giudice ordinario non è di ostacolo alla pronuncia del giudice contabile, né viceversa. Prima ancora, la proposizione dell'azione dinanzi all'un giudice non è di ostacolo alla proposizione dell'azione dinanzi all'altro giudice. Ecco perché è corretto parlare di binari, non già semplicemente perché abbiamo due strade diverse, ma perché quelle due strade, così come per l'appunto accade per i binari, non si incontrano, corrono parallele. E qui veniamo al secondo punto che mi interessa affrontare. Abbiamo parlato dunque appena adesso di un parallelismo e di una non interferenza tra le giurisdizioni. È la ragione per la quale il giudice della giurisdizione, cioè la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, tende a liquidare le questioni in parola addirittura come questioni di mera proponibilità della domanda. Vale a dire, il giudice dinanzi al quale un'amministrazione fa valere un certo diritto nei confronti di un proprio dipendente a titolo di risarcimento del danno
non deve spogliarsi della giurisdizione, piuttosto deve domandarsi se quella domanda sia proponibile dinanzi ad esso, laddove la proponibilità, ben guardare, è un concetto che attiene al merito della domanda, cioè alla attuale esistenza del danno. Che cosa intendo dire? Intendo dire che secondo questa interpretazione della Corte di Cassazione, per la quale non si pone un problema di giurisdizione perché sia il giudice civile che il giudice contabile sono dotati di giurisdizione, l'uno o l'altro dovranno piuttosto domandarsi, sulla base di quanto le parti evidentemente gli sottopongono, se quel danno sia ancora esistente, perché non è stato medio tempore risarcito sulla base della sentenza emessa dal giudice che appartiene al diverso plesso giurisdizionale. Ecco perché si parla di proponibilità. Dinanzi al giudice civile non si potrà validamente eccepire il difetto di giurisdizione perché vi è una concorrente giurisdizione della Corte dei Conti. Si potrà, semmai, da parte del convenuto, eccepire che quel danno non c'è più perché è stato già risarcito sulla base di una già emessa decisione della Corte dei Conti, ovvero, evidentemente, sulla base di altra, diciamo, anche in assenza di una decisione di questo tipo, nel senso che può anche esservi stato un adempimento spontaneo, ma per quello che ci interessa oggi, la, come dire, il fatto che determina la come dire, assenza di proponibilità di quella domanda, il che si conclude sostanzialmente con un rigetto della domanda stessa, è la circostanza che il diverso giudice si sia già pronunciato e che quella decisione sia stata eseguita. Ecco che cosa si intende quando si parla di proponibilità. Ecco che cosa si intende quando si afferma da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione che nei rapporti tra Corte dei Conti e giudice civile non si pone un problema di riparto di giurisdizione, ma piuttosto un problema di proponibilità di quella specifica domanda. Non occorre verificare semplicemente se altro giudice ha giurisdizione, occorre piuttosto verificare, quello può incidere in qualche modo sull'esito del giudizio, se quel diverso giudice, uno, si sia pronunciato, due, se quella decisione sia stata portata ad esecuzione. Perché solo in questo caso si può ritenere che quella domanda non possa essere proposta. Non può essere proposta semplicemente perché il credito è già stato estinto. Benissimo. A questo punto, quanto vi ho appena detto è ciò che corrisponde all'interpretazione tradizionale, e cioè la relazione, il parallelismo che intercorre tra le due giurisdizioni può avere un punto di interferenza, diciamo, può come dire, essere inclinato, sì, da determinarsi un'interferenza tra le due giurisdizioni, soltanto quando l'una, l'esercizio dell'una ha portato al risarcimento del danno, sicché la domanda non può più essere utilmente proposta e comunque, se già proposta, non può essere accolta da parte del diverso giudice. In realtà, ecco perché scrivo usque tandem, fino a quale punto si può parlare di una non interferenza, vi sono delle istanze recenti che vanno in una direzione diversa. Ci sono delle decisioni recenti, infatti, mi riferisco ad alcune decisioni delle quali tra l'altro è estensore il medesimo consigliere Vincenti che ha redatto la decisione che oggi commentiamo, secondo le quali una volta esercitata l'azione da parte del pubblico ministero contabile diventerebbe improcedibile l'azione esercitata da parte dell'amministrazione davanti al giudice ordinario. Deve ritenersi implicitamente che valga anche l'inverso, cioè che di fronte alla domanda proposta da parte dell'amministrazione dinanzi al giudice ordinario sia improcedibile l'azione del pubblico ministero contabile dinanzi alla Corte dei Conti. Si tratta peraltro di alcuni obiter dicta, potremmo dire, visto che erano delle affermazioni che nelle decisioni nelle quali sono state rilasciate, diciamo, non avevano una importanza decisiva ai fini di quella specifica controversia, ma sono interessanti perché dimostrano, e questo un domani potrebbe anche avere una qualche rilevanza ai fini della esegesi e dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 24, come non vi sia una piena concordia all'interno delle stesse sezioni unite circa il punto fino al quale, diciamo, questi due binari restano effettivamente paralleli e non si incontrano. Perché se cominciamo a parlare di improcedibilità per effetto dell'avvenuta proposizione della domanda davanti all'altro giudice, beh, allora probabilmente non siamo più di fronte a dei binari veri e propri, perché il parallelismo tende a inclinarsi a un certo punto, molto prima di quanto avvenisse secondo la interpretazione tradizionale, per cui occorre quantomeno una decisione di condanna perché si possa
ritenere che vi sia un'interferenza in termini di improponibilità della seconda domanda, diciamo, cioè di quella formulata per seconda. Altro aspetto di interesse di questa decisione, che si potrebbe dire forse riguarda più la Corte dei Conti che la categoria del personale sanitario, ma voglio comunque farvi cenno. Nella sentenza che oggi stiamo commentando si richiama un'affermazione che tende a essere ormai travatizia, diciamo, nella giurisprudenza recente delle sessioni unite e che viene spesso impiegata per giustificare l'esistenza di questa duplicità di giurisdizioni, quella civile da un lato, quella contabile dall'altro, e cioè che la responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, la responsabilità amministrativa, avrebbe natura prevalentemente sanzionatoria e assolverebbe, diciamo così, alla tutela di un interesse generale, al buon andamento dell'amministrazione. Ora, se si può ritenere che effettivamente a fondamento di quelle norme che attribuiscono la giurisdizione alla Corte dei Conti per quello che concerne il danno erariale vi sia una, come dire, un interesse, l'esigenza di tutelare interessi di carattere generale e non l'interesse specifico di quella singola amministrazione a ottenere un ristoro del danno subito, mi trovo meno d'accordo con l'affermazione che si tratterebbe di una responsabilità di tipo sanzionatorio. E perché non mi trovo d'accordo con questa affermazione? Non già perché si tratti, come dire, di una affermazione priva di fondamento dal punto di vista normativo. Abbiamo delle disposizioni che inducono a considerare quantomeno la responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti come una responsabilità sui generis. Se il principio fondamentale della responsabilità è quello per il quale il suo scopo è quello di ristorare, diciamo, il patrimonio o comunque i diritti del soggetto danneggiato e di conseguenza il ristoro in questione deve essere integrale, meno attinente, diciamo, a questa figura e quindi qualche elemento di dubbio può insinuarlo, proprio tutto quell'insieme di istituti che caratterizzano la responsabilità amministrativa e che in parte sono richiamati, se non addirittura ampliati, diciamo, intensificati dall'articolo 9 della legge Gelibianco. È evidente che se un determinato istituto, diciamo, deve avere di mira la tutela del patrimonio del soggetto danneggiato, non si spiegherebbe la riduzione dell'addebito, non si spiegherebbe ad esempio il principio contenuto nell'articolo 9 per cui il giudice deve tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà all'interno dell'ambito delle quali si è stata tenuta la condotta che ha determinato il danno. Quindi è evidente che la legislazione in materia di responsabilità amministrativa configura quest'ultima forse non già come una responsabilità sanzionatoria in senso stretto, ma sicuramente come una responsabilità di tipo sì risarcitorio, secondo il modello civilistico, ma con diversi elementi di specialità. Pensiamo, per esempio, alla tendenziale intrasmissibilità agli eredi del danneggiante, dell'obbligazione risarcitoria, che evidentemente è una regola che non trova omologhi all'interno del codice civile, per quanto mi risulta. Quindi sicuramente siamo in presenza di una responsabilità sui generis, ma parlare di responsabilità sanzionatoria però sembra non tenere conto del fatto che in realtà la sanzione esiste quando una legge la prevede in modo espresso e la ricollega in maniera, per così dire, secca al comportamento del soggetto che viola una certa norma. La sanzione normalmente si ricollega a illeciti di mera condotta. La sanzione normalmente è prevista in un ammontare fisso, ovvero in un ammontare minimo o in un ammontare massimo. Qui invece comunque si richiede l'esistenza di un danno. Il giudice della Corte dei Conti non può mai emettere una pronuncia con cui condanna il convenuto a pagare una certa somma all'amministrazione se non ha accertato, come avviene dinanzi al giudice civile, l'esistenza di un danno. Il danno è comunque necessario. Ecco perché appare discutibile, diciamo, l'affermazione che pure tende a ripetersi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite, per cui la responsabilità amministrativa avrebbe carattere sanzionatorio. Peraltro, in questo senso, milita, e non mi sembra, diciamo, un precedente irrilevante, una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza Rigolio, emessa il 13 maggio del 2014, con la quale è stata esclusa la natura sanzionatoria della responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti e si è contestualmente affermato che invece si tratta di una responsabilità di tipo risarcitorio,
analoga a quella alla responsabilità civile che può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario. Ebbene, fatte queste considerazioni sul contenuto della sentenza che oggi commentiamo e sugli interrogativi che con riferimento alla stessa attualità, diciamo, quindi al quadro nell'ambito del quale essa si è pronunciata, essa stessa suscita, cioè le domande che possono sorgere già semplicemente leggendo quella decisione e prescindendo dall'arrivo sulla scena prepotente dell'articolo 9, passiamo ad occuparci di quegli altri interrogativi che invece derivano proprio da questa sopravvenienza normativa, sopravvenienza che nel caso di specie derivava dal fatto che la domanda sulla base della quale occorreva individuare il giudice munito di giurisdizione ex articolo 5 del codice di procedura civile era stata proposta, se non ricordo male, addirittura nel 2002, comunque molto tempo prima dell'entrata in vigore della legge 24 del 2017. I profili di incertezza, diciamo, che ha evidenziato acutamente l'avvocato Locatelli sono da me evidentemente compresi e condivisi. E io stesso non saprei, ma d'altro canto la norma non lo dice in maniera chiara, quindi occorre per l'appunto riflettere, non saprei arrivare a una affermazione rassicurante, né peraltro, e in questo mi sento abbastanza rincuorato, è un mio compito, visto che, come dire, quale che sia l'interpretazione che si vuole dare dell'articolo 9, è pacifico che vi è una giurisdizione della Corte dei Conti, per cui la Corte dei Conti continuerà a giudicare sicuramente su tutti i casi di responsabilità del personale sanitario dipendente di aziende sanitarie pubbliche. Bisognerà piuttosto domandarsi, e su questo vorrei spendere qualche considerazione cercando di non ricalcare semplicemente quello che ha detto l'avvocato Locatelli, se queste azioni potrà continuare, visto che finora abbiamo visto lo può fare, a esercitare anche l'azienda sanitaria. Ora, a questo proposito, la importante considerazione che dobbiamo fare è che, come ha accennato all'apertura, diciamo, di questo webinar il professor Macri, una volta che si afferma l'esistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, ovvero si ritiene, si continua a ritenere che esiste, coesiste con essa la giurisdizione civile, il problema non è soltanto di quale sia il giudice competente a pronunciarsi su una certa fattispecie e se il giudice civile possa continuare a pronunciarsi come finora abbiamo visto può fare, degli stessi termini appunto preesistenti all'articolo 9. Il problema è anche di diritto sostanziale, è anche di diritto sostanziale perché cambia il regime della responsabilità. Ci sono degli elementi che accomunano l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile nei confronti del medico, nei confronti del personale sanitario, alla luce dell'articolo 9, perché entrambi, sia in sede di rivalsa, sia dinanzi alla Corte dei Conti, rispondono a titolo di colpa grave come elemento minimo. In realtà ci sono ulteriori e significativi elementi di differenza che riguardano soprattutto la quantificazione del danno. Nella quantificazione del danno, lo ricordavo poco fa, non solo si deve tener conto della compensatio lubricum danno, che peraltro è un istituto civilistico, ma si deve tener conto soprattutto della riduzione del debito, che è un istituto prettamente giuscontabile, e di quell'ulteriore insieme di elementi che l'articolo 9 menziona al comma 5, che danno luogo al delinearsi di situazioni di fatto di particolare difficoltà anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Abbiamo poi il limite del triplo della retribuzione, che trova una rispondenza anche nell'azione di rivalsa, ma come opportunamente evidenziato l'avvocato Locatelli, si potrebbe dubitare, diciamo, della estensione di questo limite all'azione di rivalsa della struttura sanitaria pubblica, poiché il comma sesto menziona solo la struttura privata. Insomma, le differenze tra l'una e l'altra azione non sono, potremmo dire che quello è l'aspetto minore, attinenti esclusivamente al giudice chiamato a decidere, sono differenze di tipo sostanziale che attengono al diritto al risarcimento del danno e alla determinazione della entità del danno stesso, senza togliere poi evidentemente il carattere fondamentale della giurisdizione contabile, cioè che si tratta di una giurisdizione che viene attivata ex officio, nel senso che il pubblico ministero
esercita l'azione di danno prescindendo da valutazioni di interesse, valutazioni di opportunità, valutazioni di amicizia e così via, senza quindi trovarsi, diciamo, in quelle, come dire, esposto a quelle pressioni, a quelle considerazioni, a quelle valutazioni di opportunità che invece possono caratterizzare in maniera comprensibile, tutto sommato anche, anche fisiologica, diciamo, la decisione dell'azienda sanitaria alla quale pur si volesse riconoscere la possibilità teorica, diciamo, di agire dinanzi al giudice ordinario nei confronti del medico proprio dipendente. Quindi non si tratta solo di un problema di giurisdizione, si tratta anche di un problema di regime sostanziale della responsabilità, di statuto della responsabilità, che è un profilo di straordinaria rilevanza, a mio modo di vedere, che può orientare anche nella indagine circa la persistenza del doppio binario nel regime post articolo 9 della legge 24. E vediamo un po' se appunto ci possono essere degli elementi che ci spingono verso l'affermazione di una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nell'articolo 9. L'articolo 9 ci dice qualcosa al riguardo. In realtà, come ha ben rilevato l'avvocato Locatelli, l'articolo 9 sembra non dire niente, salvo quanto si legge appunto al comma sesto, dove nell'evidenziarsi la riserva all'azienda sanitaria ai casi di rivalsa esercitata dall'azienda privata del limite del triplo del reddito professionale, quindi del tetto, diciamo, al risarcimento, sembrerebbe quasi intendersi, a meno di ritenere che in modo discriminatorio il dipendente della struttura pubblica sia esposto a una rivalsa illimitata, molto probabilmente questa rivalsa può essere esercitata solo davanti al giudice civile, soltanto da parte dell'azienda sanitaria privata. Quindi proprio questa norma potrebbe essere vista un po' come diciamo l'indice, magari non esplicito, della esclusione di un'azione di rivalsa da parte dell'azienda sanitaria. Questa norma potrebbe essere vista come l'indice appunto di una scelta di campo da parte del legislatore del 2017, cioè l'azione di rivalsa soltanto da parte dell'azienda sanitaria privata per quello che attiene al danno conseguito all'azienda sanitaria pubblica in conseguenza dell'operato dei suoi dipendenti, la giurisdizione è unicamente della Corte dei Conti e quindi l'iniziativa è riservata al pubblico ministero contabile, laddove quindi l'amministrazione, l'azienda sanitaria, avrà evidentemente un obbligo di denuncia, ma dovrà limitarsi a quello, e cioè non potrà neanche ipotizzare di agire, quando anche citata in giudizio e quindi quando anche a titolo di malleva e di chiamata in causa del terzo, dinanzi al giudice civile. In realtà potrebbe essere utile, come si fa normalmente quando l'interpretazione letterale della norma non soddisfa, guardare ai lavori preparatori, cercare di rintracciare, diciamo, la ratio legis, l'intenzione del legislatore, attraverso uno scrutinio dei lavori parlamentari. E a questo proposito non è peregrino osservare come nella prima stesura, quella che è stata approvata dalla Camera dei Deputati, la legge escludesse in modo esplicito la giurisdizione della Corte dei Conti. Si parlava soltanto ed esclusivamente di azione di rivalsa e si precisava che per il personale dipendente delle aziende sanitarie questa azione di rivalsa doveva essere esercitata dal giudice ordinario ed era esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, con una affermazione perentoria, ma ritenuta costituzionalmente ammissibile dalla Commissione Giustizia della Camera, la quale con un parere si era appunto pronunciata in senso favorevole, perché si osservava il legislatore può sottrarre ambiti di giurisdizione alla Corte dei Conti. Un precedente illustre è quello della decisione della Corte Costituzionale del 1988 in materia di danno ambientale a seguito della legge 349, che aveva riservato questa azione di danno ambientale per l'appunto al giudice ordinario. Ora, questo è il testo approvato dalla Camera. Al Senato, con l'emendamento bianco, abbiamo il testo che oggi per l'appunto è diventato legge, dove appare chiara la soluzione di compromesso. Rimane il riferimento all'azione di rivalsa, ma la si lascia, diciamo, sullo sfondo e si inserisce all'interno dell'articolo un ampio excursus, potremmo dire,
relativo all'azione di responsabilità amministrativa, quasi con la volontà di scolpire un doppio sistema che appare chiaro già nella rubrica della norma, azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. E può essere anche interessante notare come la modifica del testo nei lavori del Senato sia stata in qualche modo propiziata anche da una interlocuzione con l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, la quale non aveva mancato di evidenziare come, escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti, sarebbero venute meno per i medici dipendenti pubblici quelle garanzie in termini di riduzione dell'addebito, eccetera, eccetera, che l'azione civile non assicurava. Questi elementi potrebbero portare quindi a ritenere plausibile, diciamo, la tesi della esistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nel regime introdotto dall'articolo 9 della legge Gelli Bianco. Ci possiamo però domandare, in conclusione, se un siffatto sistema che riservasse al pubblico ministero contabile l'azione di danno, escludendo, guardate bene, qualsiasi autonoma iniziativa processuale dell'azienda sanitaria, sia una interpretazione conforme a Costituzione. Ci dobbiamo domandare se, una volta ritenuto che l'articolo 9 abbia introdotto un binario unico, diciamo così, questo binario unico sia destinato o meno a portare a un impatto frontale contro la Carta Costituzionale, in particolare con l'articolo 24 della Carta Costituzionale, laddove quest'ultimo riconosce il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi. L'azienda sanitaria come soggetto di diritto ha evidentemente questo diritto di difesa, ha evidentemente ed è garantita al pari di qualsiasi soggetto privato nella propria autonomia, le deve essere consentito di scegliere di promuovere iniziative a propria tutela. Certo, è chiaro che di fronte a una legittimazione del pubblico ministero contabile la tutela degli interessi patrimoniali dell'azienda è assicurata dall'iniziativa di quest'ultimo. Ma cosa accade quando il pubblico ministero, per una qualsivoglia ragione, abbia omesso di esercitare questa azione? Magari perché ritiene che non vi siano i presupposti per esercitarla, mentre invece l'azienda sanitaria è convinta del fatto che vi siano questi presupposti, che vi sia un'effettiva responsabilità di determinati medici, di determinati dipendenti individuati, e che quindi vi siano i presupposti per agire nei loro confronti. Cosa accade se il pubblico ministero contabile, per qualsivoglia ragione, ipotizziamo la più verosimile, quindi un contrasto, diciamo, nella lettura dei fatti, nell'interpretazione dei fatti, ritenga di poter esercitare quell'azione che il pubblico ministero non vuole esercitare? La conseguenza qual è? Che l'azienda sanitaria deve tenere a proprio carico, deve sopportare, deve patire diciamo, gli oneri del risarcimento, laddove si configuri per l'appunto una franchigia o comunque non vi sia la possibilità di una rifusione integrale da parte della copertura assicurativa integrale. Ecco qual è il problema fondamentale che ci dobbiamo porre, cioè anche ammettendo una responsabilità di tipo, una giurisdizione di tipo esclusivo in capo alla Corte dei Conti sulla base dell'articolo 9, ci dobbiamo domandare se una lettura di questo tipo è una lettura costituzionalmente legittima. E in realtà il problema se l'è posto già prima d'oggi, diciamo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. A questo proposito può essere interessante notare come, sempre in materia di giurisdizione della Corte dei Conti, poco prima della decisione che oggi stiamo commentando, le Sezioni Unite si siano espresse in un caso diverso, che non riguardava la responsabilità del medico, con la sentenza, anzi con la ordinanza 16.722 del 2020, in cui si legge a chiare lettere, proprio nella indagine, diciamo, circa il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei Conti, ovvero della concorrenza tra la giurisdizione contabile e quella ordinaria, che non è neppure in astratto ipotizzabile che le pubbliche amministrazioni non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi, articoli 3 e 24 della Costituzione, tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie. E quindi si tratta di domandarsi, uno, se l'articolo 9 costituisca una norma derogatoria, cioè una norma che deroga al regime del doppio binario, che è la normalità secondo quello che ci insegnano le Sezioni Unite, e due, se una volta ipotizzata una siffatta netta presa di posizione del legislatore, questa presa di posizione sia compatibile con la Carta Costituzionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, grazie dottor Iadecola. Ora, dopo che abbiamo sentito tutti questi spunti di assoluto interesse, chiedo alla regia se è pronto l'intervento del dottor Vincenti. Nel frattempo vorrei chiedere a chi ci ascolta se volesse fare qualche domanda sulla chat, non tanto e non solo per rendere interattivo il webinar, ma soprattutto perché possono essere interessanti spunti di lavoro e di riflessione da fare anche oltre questo webinar. È pronta regia? Ecco. Buongiorno a tutti e grazie anzitutto per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Mi scuso poi perché questo intervento possiamo dire ancora più remotizzato di quanto non sia già un convegno in webinar, ma la registrazione si è resa necessaria per impegni sopravvenuti e improvvisamente purtroppo non procrastinabili. La modalità del tutto virtuale, che non mi consentirà, mio malgrado, un'interlocuzione ulteriore con gli altri relatori e con chi avesse intenzione di intervenire, mi impone però di andare all'essenziale delle considerazioni sul tema, tralasciando quindi premesse e contorni. Anzitutto però una confessione è quella per cui l'iniziativa di un incontro sulla decisione delle sezioni unite, cui ho visto estensore, mi ha lasciato alquanto perplesso, e questo perché la sentenza non mi pareva assumere un'importanza tale da meritare una vetrina così di rilievo. In realtà ho pensato la sentenza non fa altro che ribadire un principio giurisprudenziale abbastanza fermo nell'ultimo quinquennio, almeno, sebbene accenni alla disciplina della rivalsa e della responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9 della legge 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli Bianco, non prende però posizione. Su perché non abbia preso posizione ci torneremo brevemente, ma tant'è. Poi un veloce giro di opinioni sul tema che ho avuto con gli altri relatori di questo webinar mi ha fatto però riflettere e in parte anche convincere che l'importanza della sentenza l'abbia, ed è quella di avere sdoganato un problema molto sentito in ambito di responsabilità sanitaria, rimasto però sopito da tempo e che proprio la legge poi Gelli Bianco ha riportato alla ribalta. Un tema che forse assume davvero un rilievo fondamentale negli equilibri del sistema di responsabilità sanitaria disegnato dalla stessa legge. Equilibri che svelano, in base a una combinata lettura di talune norme, l'articolo 7 sulla responsabilità extracontrattuale del sanitario ausiliario della struttura, appunto l'articolo 9 sulla rivalsa, il 10 sugli obblighi assicurativi e il 12 sull'azione diretta del danneggiato, l'intenzione del legislatore di spostare l'asse del peso risarcitorio proprio sulla struttura, sgravandone almeno in parte gli operatori sanitari. In ciò, evidentemente, se così è, l'articolo 9 è centro di un centro, fulcro del sistema complessivo voluto dalla legge, perché è proprio la disciplina dettata da questa disposizione che viene davvero a condizionare il funzionamento del sistema e la tenuta di quel diverso equilibrio pensato dal legislatore. Ciò detto, il caso deciso dalle sezioni unite è quello che viene definito di cosiddetto danno erariale indiretto, il danno economico che il dipendente pubblico non cagiona direttamente all'amministrazione in forza della sua condotta tenuta nel contesto di un rapporto di servizio, bensì il pregiudizio patrimoniale che alla pubblica amministrazione deriva da un esborso con cui questa è tenuta perché il dipendente nell'esercizio delle sue funzioni ha provocato un danno a terzi e di questo danno risponde la stessa PA. Di questo danno indiretto si occupa sia l'azione di rivalsa in sede civile che quella di responsabilità amministrativa in sede contabile. Il problema dunque che si è posto alle sezioni unite, con il caso che oggi affrontiamo, era quello di chi fosse il giudice tenuto a decidere sulla domanda di rivalsa dell'azienda, che l'azienda aveva promosso nei confronti del medico suo dipendente, responsabile del danno ad un paziente. Una giurisprudenza più risalente era orientata per la giurisdizione della Corte dei Conti, successivamente è maturato
un diverso indirizzo, sollecitato anche da pronunce della Corte Costituzionale, per cui l'azione di responsabilità contabile nei confronti sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati. Per cui quando si è proposta da un'azienda sanitaria domanda di malleva nei confronti del proprio medico, non sorge una questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile, in quanto vi è autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni, e questo perché gli interessi rispettivamente tutelati sono differenti e non coincidenti. In base a questa impostazione detta del doppio binario, l'unica interferenza è soltanto tra i giudizi, quello di danno erariale e quella dell'azione civile promossa dalla PA, interferenza che ovviamente ha i suoi rilievi problematici, e penso a un possibile conflitto di giudicati risarcitori, ma che si risolvono non già in termini di riparto tra giurisdizioni. La sentenza delle sezioni unite non fa altro che applicare questo orientamento, aggiungendo però, ed è questo, immagino, il passo della decisione che ha suscitato così interesse per dar luogo al nostro incontro odierno, che sulla questione di giurisdizione non può nemmeno interferire l'articolo 9,5 della legge 24 del 2017, quale che sia la portata in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei Conti di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa. In realtà l'inciso è soltanto frutto di una piana applicazione di regole processuali civilistiche, per cui la giurisdizione deve essere individuata al momento della domanda e successivi mutamenti di fatto e di diritto non contano. E nel nostro caso, al momento della domanda, era stato correttamente adito il giudice ordinario. Nulla di nuovo sotto il sole, ma evidentemente è proprio quell'inciso che ha suscitato interesse e il dibattito che oggi appunto viene portato in questo webinar. Quel che posso dire, senza superare i limiti del self-restraint che mi sono dato, proprio perché l'estensore di quella sentenza, è che le sezioni unite non hanno sciolto quel nodo sulla giurisdizione semplicemente perché il caso non lo consentiva, l'esercizio della nomofilachia, soprattutto da parte dell'organo supremo di risoluzione dei contrasti e regolatore della giurisdizione, non può essere disgiunta dalla sua saldatura con il caso concreto, al quale si dà soluzione, perché soltanto così concretezza e stabilità del diritto, almeno in via tendenziale, sono valori che possono essere effettivamente perseguiti. Peraltro, argomentare oltre il caso oggetto di cognizione è ancora meno concludente laddove la materia non abbia quel grado di chiarezza che consenta un'interpretazione piana e priva di equivoci. Se più di un commentatore letto la norma articolo 9 senza incertezze come attributiva della giurisdizione in capo al giudice contabile, vi sono voci autorevoli anche all'interno della Corte dei Conti che non la pensano allo stesso modo. Ciò detto, alcune considerazioni possono essere comunque opportune, anche se a titolo strettamente personale e non certo impegnative di un'interpretazione, come dire, istituzionale che ancora si deve formare. Anzitutto un primo interrogativo. È davvero chiara la portata dell'articolo 9 della legge 24 in punto di giurisdizione? Sinceramente non ne sono del tutto convinto. La definizione della potestas iudicandi del giudice contabile, come sappiamo, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei Conti, come più volte ci ha detto la Corte Costituzionale, il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela dei danni pubblici. Vi porto un esempio tratto da un contenzioso abbastanza recente. L'azione promossa dal procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della PA che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti durante lo svolgimento, nello svolgimento di un incarico non autorizzato. Vi risparmio tutto il dibattito giurisprudenziale all'interno della Cassazione. In sostanza, quel dibattito si è sopito alla luce di una norma specifica, un
comma 7 bis dell'articolo 100, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, che però intestava espressamente la giurisdizione in capo al giudice contabile. E tuttavia si è detto che se la PA non si attiva, anche in via giudiziale, facendo valere l'inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro per ottenere il riversamento di quel compenso nel proprio bilancio, e abbia invece a tal fine agito il pubblico, il procuratore contabile, non potrà più l'amministrazione promuovere azione per ottenere quel riversamento, con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicato. Ora, in quel caso, in cui l'azione contabile sterilizza immediatamente l'azione civile, l'attribuzione di giurisdizione è espressa. Ma nel nostro caso possiamo dire lo stesso? Assai probabile che fosse questa l'idea del legislatore, e anche un certo andamento dei lavori parlamentari lo mette in rilievo. Si è passati da una previsione di giurisdizione del giudice ordinario alla norma che tutti conosciamo. Ma che il procuratore contabile agisca per la responsabilità amministrativa non è certo una novità. Peraltro, l'articolo 9, ai primi 4 commi, detta una disciplina sulla rivalsa che riguarda la struttura sanitaria o sociosanitaria senza aggettivazione ulteriore, ossia se pubblica o privata, come invece nei commi 5 e 6 che rispettivamente riguardano l'azione di responsabilità amministrativa e la rivalsa nei confronti della struttura sanitaria privata. Anche questo elemento è un elemento che concorre a non fare chiarezza. Ancora, ma sempre solo in termini dubitativi, il comma 5 sulla responsabilità amministrativa prevede anche l'azione di danno erariale nei confronti del solo esercente la professione sanitaria, così leggo la disgiuntiva O che compare nella norma, e in effetti quest'ultimo può essere dato in giudizio anche da solo dal danneggiato, evenienza forse rara ma possibile, il comma 5 lo contempla. Ma allora di quale danno erariale si occupa in questo caso la disposizione? Il sanitario paga per conto suo, non impegna le casse dell'azienda, dunque non sembrerebbe un danno erariale indiretto, ma semmai diretto per aver determinato un qualche pregiudizio immediato, ulteriore alla stessa azienda. Tutto questo mi induce a tralasciare la soluzione del problema della giurisdizione per concentrare queste mie finali osservazioni su quale possa essere in ogni caso, sia anche se dovesse in ipotesi accreditarsi un regime di alternatività, di doppio binario, di azione civile e contabile, la disciplina sostanziale da applicare. Problematica questa che mi pare davvero centrale nell'economia del microsistema disegnato dalla legge Gelli Bianco, penso in particolare alla tenuta assicurativa di quel sistema, e credo che poi sia quella che più interessa al medico che si trova esposto al recupero della posta risarcitoria da parte della propria azienda. Un primo profilo, quello dell'elemento soggettivo, e la stessa legge a risolverlo, in ogni caso il sanitario risponde per dolo o colpa grave, ma il problema non di poco conto è però quello della misura del risarcimento, che dinanzi alla Corte dei Conti, al di là del potere riduttivo che è tuttavia una prerogativa originaria e generale di quel giudice, dopo le modifiche del 2018 non può superare il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale. Analogo limite, il comma 6 lo prevede poi per il sanitario ausiliario della struttura privata. Il problema è allora, se contro il sanitario della struttura pubblica agisce l'azienda stessa in rivalsa, si applica quel limite? La norma sul punto tace. Un'interpretazione che voglia salvo il principio di uguaglianza sia rispetto a chi è soggetto all'azione contabile soltanto, e rispetto al medico ausiliario della struttura privata, suggerirebbe una soluzione estensiva. E ciò a maggior ragione pensando che quegli stessi limiti si applicano all'assicuratore che agisce in surrogazione, a sensi 1916, con provisione espressa sia nel comma 5 che nel comma 6. Altro profilo significativo è quello per cui della quantificazione del danno, al di là del, come dicevo, del potere riduttivo, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà anche di natura organizzativa della struttura sanitaria, sociosanitaria pubblica in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Il che sta a significare che l'organizzazione aziendale, anche in materia di sanità, preme sulle stesse condotte poste in essere nell'ambito dello svolgimento dei compiti di istituto. Concetto che mi pare
ripreso proprio in apertura della legge 24 sul principio di sicurezza delle cure da realizzarsi attraverso una corretta assunzione, cosiddetto risk management. Anche in questo caso si porrebbe analoga questione di parità di trattamento con il sanitario della struttura pubblica evocato in giudizio ai fini di manleva dalla propria azienda sanitaria, operando in assenza di una diversa interpretazione adeguatrice, il principio della surrogazione legale in termini di piena corrispondenza al debito assolto nei confronti del terzo danneggiato, quindi potrebbe recuperare in toto quel debito. Si potrebbe però obiettare che in questo caso il sanitario dipendente pubblico ha comunque un trattamento uguale con il sanitario ausiliario della struttura privata, poiché nemmeno il comma 6 dell'articolo 9 contempla un'analoga previsione circa l'incidenza organizzativa sulla misura del risarcimento. Eppure, in questo caso potrebbe invece ritornare utile la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella meglio nota come decalogo di San Martino 10 anni dopo, mi riferisco a un'ordinanza della terza sezione civile, di cui poi sono anche componente, appunto dell'11 novembre 2019, la 28.987, che ha affermato che in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge 24, ma proprio da questa legge prendendo espressamente spunto interpretativo, nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere comunque ripartita in misura paritaria, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale sanitaria, a meno che non si dimostri che la condotta del medico sia del tutto avulsa dai compiti di istituto. Il principio si poggia sul fatto che la responsabilità della struttura per fatto del sanitario, e dunque ai sensi del 1228 del Codice Civile, è per fatto proprio. Oggi l'articolo 7 della legge 24 parla in effetti e correttamente di adempimento da parte della struttura di obbligazione propria, ma allora se è così per la struttura privata, lo dovrebbe essere a maggior ragione in costanza di legge Gelli Bianco, che peraltro, come abbiamo visto, prevede anche limiti sul quantum risarcitorio, è ragionevole escludere analoga soluzione per l'azione di rivalsa in sede civile della struttura pubblica nei confronti del proprio medico? In conclusione, la norma dell'articolo 9 della legge 24 del 2017 richiede ancora una lettura che dia certezza applicativa alla sua disciplina, soprattutto rispetto al settore della sanità pubblica, e ciò anche a prescindere dalla problematica sulla giurisdizione. L'assetto della giurisprudenza civile è ancora da definirsi compiutamente, la sentenza delle sezioni unite su cui oggi ci confrontiamo ha forse il merito di aver riaperto in modo deciso un dibattito necessario. Mi pare però che forse un punto fermo si possa intanto individuare: evitare odiose disparità di trattamento nell'ambito di un sistema che accomuna strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private nella realizzazione della sicurezza delle cure, che, come detto, concorre a dare piena garanzia al diritto alla salute, che, bene sempre ricordarlo, è non a caso indicato come fondamentale dalla nostra Costituzione, non certo l'unico diritto fondamentale, ma l'unico diritto a trovare espressa qualificazione in tal senso. Vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, ringraziamo anche in riferita il consigliere Vincenti, che ha sostanzialmente ribadito le perplessità del suo collega Enricola, però con un momento di apertura che vorrei valutare un po' insieme a voi, così apriamo il dibattito avendo concluso le relazioni tecniche. Allora, parrebbe prospettarsi una situazione che, secondo l'avvocato Locatelli, ma con l'autorevole conferma dell'estensore dell'assistenza stessa, non è una situazione innovativa, che non ci sia un novum. Questa situazione può essere condivisa, ma lascia, e penso sia doveroso, esprimere alcune perplessità. È vero che della questione si parlò all'epoca e si discusse abbondantemente nei lavori preparatori, come ha già detto il dottor Iavecola. È vero che
la dodicesima commissione con tutte le commissioni di validazione fece uscire il disegno di legge, licenziò il disegno di legge dalla Camera con una scelta. E io vorrei fermarmi un attimo su questo. Quando il legislatore sceglie, esclude. Altrimenti non c'è bisogno di scelta. Come abbiamo visto, ora che sta avanzando una interpretazione leggermente revisionista della norma e della volontà del legislatore. È vero che l'emendamento bianco lascia trasparire, e ne sono testimone diretto, un intento compromissorio. Tutta l'ultima fase della norma è stata costruita in ambito molto violentemente compromissorio. Questo è chiaro, non è solo in questa norma. Però attenzione, perché passare dall'uno all'altra giurisdizione, a mio avviso, non modifica la volontà del legislatore, che era che è cosa diversa dalla ratio legis. La volontà del legislatore di unificare e individuare una giurisdizione. Ciò detto, non penso che l'interesse degli esercenti la professione sanitaria, delle aziende, delle compagnie di assicurazione in questo momento sia fortemente centrato su principi processuali e di giurisdizione. Reputo invece che le questioni siano quelle che interessano e appassionano, siano sostanziali, ovvero proviamo a fare anche quella cosa che in genere lasciamo sempre indietro, che è l'interpretazione letterale della norma. E prego l'avvocato Locatelli, se è possibile, di introdurre il comma 5, la sua slide, se no andremo così, la leggo io direttamente. Allora, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nei confronti dell'esercente della professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero. Attenzione, è esercitata, è abbastanza chiaro. Intanto è un modo indicativo, e il legislatore quando usa il modo indicativo lo usa per dare perentorietà alla norma. Questo non significa che la norma sia chiara in punto di giurisdizione. Ma quello che mi conforta maggiormente e rassicura i miei ricordi vissuti nel periodo dell'emendamento bianco, anche a fianco di autorevoli magistrati della Corte dei Conti Romana, c'è il passaggio successivo. Si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Beh, allora, questo si tiene conto, lascerebbe ancora pensare a quella soluzione compromissoria a cui faceva cenno il dottor Iadecola, ovvero laddove si scegliesse e si incardinasse una controversia di fronte al giudice ordinario, anche il giudice, ecco, si tiene quel passaggio all'impersonale, non può, a mio avviso, non far ricordare che il principio che la norma vuole far salvo è comunque quello del contenimento del tetto del danno e dell'estensione paritetica a tutti, se no torniamo a amplifichiamo quel diritto di cabala a cui faceva all'inizio cenno l'avvocato Locatelli, ma al di là della questione di cabala, diciamo dei principi fondamentali, questi sì, di grandissima rilevanza costituzionale, perché a fattispecie uguali non possono corrispondere evidentemente trattamenti diversi. Quindi, questo riferimento poi dell'importo della condanna al triplo, che non è solo della condanna del pollo, ma è anche della surroga dell'articolo 1916 CC. Quindi, se il tetto vale sia per la compagnia privata, va bene, per la surroga, io devo pensare che o c'è una giurisdizione che unifica, o ci sono dei criteri di diritti sostanziali che unificano. Mentre trovo difficoltà a pensare che si vogliano lasciare delle soluzioni così squilibrate e
incerte, come quelle che sono comunque emerse da tutti gli interventi. È inutile richiamare in questa sede quali erano i principi ispiratori del legislatore del 17. Ma lo voglio ricordare a me stesso perché può essere importante anche per farci capire qual era la tensione che ha trasformato l'articolo 9 dal passaggio dalla Camera al Senato. I principi erano dettati dall'articolo 3 bis della 189, dalla legge di conversione del decreto Balduzzi, che esplicitava chiaramente, diceva alle imprese che occorreva intervenire per uniformare sul territorio nazionale tutte le procedure di contenimento del rischio, nel ridurre il contenzioso e ridurre gli oneri assicurativi, praticamente rendere di nuovo attraente l'ambito assicurativo alle compagnie. Questo perché ricordiamoci, eravamo in un governo tecnico e si prospettava una crisi economica, quella dell'11, che poi ha interessato la Grecia, ma che avrebbe potuto benissimo interessare il nostro paese. Bene, in questo contesto si chiedeva al legislatore, che poi ha puntualmente, guarda, perché per quanto riguarda la gestione del rischio clinico, abbiamo l'articolo 1, 2, 3, 4 della legge 24. Per la prevenzione del contenzioso, articolo 5, 6, 7, 8 e 9, prevenzione del contenzioso, articolo 9, rientra in questo schema architettonico della norma, l'articolo 9. E soprattutto poi abbiamo le questioni assicurative dall'articolo 10 all'articolo 14. Quindi, come vedete, anche l'architettura della legge 24 ricalca pedissequamente lo schema dell'articolo 3 bis della legge 189. Perché questa filogenesi normativa è importante? Perché un altro dei cardini per cui questi tre sistemi dovevano funzionare sinergicamente, lo spostamento del rischio alle compagnie di assicurazione, la prevenzione, era quello di ridurre i costi della sanità e segnatamente il fenomeno della medicina intensiva. La cosiddetta Pax Interna. Ora, un legislatore così attento ai fenomeni della Pax Interna, che attenzione, il legislatore e il Ministero stanno ancora lavorando per le questioni di responsabilità Covid correlata sulla Pax Interna. Ci sono in questo momento attivi moltissimi tavoli di lavoro. Il 13 avrò un webinar con Federsanità proprio su questi temi. Quindi c'è un'attenzione sulla Pax Interna assolutamente importante. E io penso che questa interpretazione non possa essere stoppata da profili di responsabilità costituzionale che avranno luogo e sede, però prima di tutto, prima di avere profili di responsabilità costituzionali che praticamente rischiano di fare implodere completamente l'articolo 9, dobbiamo in qualche modo vedere quale può essere una proposta interpretativa. Diceva il consigliere Vincenti che la Cassazione non ha voluto esprimersi. Anche questo atteggiamento di prudenza, ne l'ha riferito in numerosi altri colloqui che abbiamo avuto nei scorsi giorni, questo atteggiamento ci deve rendere un pochino più prudenti nelle interpretazioni per fare in modo che il sistema complessivo della tutela data agli esercenti le professioni sanitarie non venga meno col venir meno dell'applicazione di quei sistemi di garanzia che sono stati riconosciuti dall'articolo 9. Farei un giro, siamo Avvocato Locatelli e Iadecola, e poi leggiamo qualche domanda. Avvocato Locatelli. No, facciamo un giro volentieri, ma è un giro enorme quello che ha introdotto. Sì, su quali fossero gli scopi della 24 del 2017 possiamo discuterne. Se gli scopi sono lo spostamento dei rischi, se uno degli scopi era lo spostamento dei rischi sull'assicuratore, mi sembra che fino ad oggi questo scopo non si sia raggiunto. Vedremo ovviamente, perché mi pare che il mercato quantomeno
si stia alimentando sostanzialmente da contratti con SIR e franchigie, che rende oltretutto molto problematico l'aspetto di cui ci siamo occupati oggi, cioè l'aspetto della rivalsa, perché tolta la SIR e tolta la franchigia, il problema potrebbe anche improvvisamente svanire. Poi mi ha colpito un passaggio di Arturo Iadecola, che quando ha, concordo con lui, perché mi ha fatto riflettere sul problema della differenza, cioè sul fatto che è stato richiamato in questa sentenza che stiamo commentando, del fatto della differenza del fondamento dell'azione della pubblica amministrazione rispetto a quello civile, cioè sul carattere soprattutto sanzionatorio. E effettivamente non ho dubbi, visto anche l'autorevolezza di Arturo su questo tema, e sul fatto che abbia ragione, anche perché mi è venuto da pensare: se andiamo a spingere sulla differenza tra lo scopo dell'azione sanzionatoria da una parte e risarcitoria dall'altra, va a finire che queste due azioni le possiamo addirittura sommare. Cioè, e possiamo arrivare alla fine ad avere il medico pubblico dipendente che si becca una bella azione di rivalsa civile e poi si becca un'altra azione, ma tanto una può sommarsi all'altra perché la seconda non è restitutoria ma è sanzionatoria. Non è risarcitoria, ma è sanzionatoria. Altro problema che invece è quello relativo a un altro passaggio di questa norma che mi è fatto venire in mente adesso, tu, dottor Macri, mi era sfuggito negli ultimi giorni, ma ci avevo pensato un tempo, proprio quando cercavo di catalogare la portata dell'articolo 9, è l'azione surrogatoria, perché quando parliamo di azione surrogatoria, 1916 eccetera, ci surroghiamo nel diritto di qualcuno. Ma se ci surroghiamo, se è concessa un'azione surrogatoria dell'assicuratore, l'assicuratore 1916 si surroga nella posizione dell'assicurato, quindi se si surroga nella posizione dell'assicurato vuol dire che l'azienda ha l'azione civile. Non lo so, sono tutti pensieri che poi alla fine ho abbandonato, perché quella slide che riportavo, dove c'era quel garbuglio di binari, a un certo momento si è impossessata anche del mio cervello e dei miei pensieri, e mi portava alla conclusione che più ci pensavo, più facevo veramente... Il passaggio finale di Vincenti non è di poco momento, cioè il passaggio finale quando dice: attenzione che stiamo parlando di prestazioni sanitarie, e quindi prevedere una differenza di trattamento da un medico all'altro solamente perché uno è pubblico e uno è privato. Io l'insegnamento di Iadecola che mi ha dato più volte, cioè il fatto che sappiamo che il dipendente pubblico ha questa prerogativa, dolo colpa grave, mentre l'ho imparato e l'ho compreso e l'ho accettato, insomma. Però il passaggio finale di Vincenti, quando parla: attenzione che stiamo parlando del diritto alla salute, e quindi, quantomeno sullo sfondo di questo scenario, c'è sempre il diritto alla salute del cittadino, quindi differenziare la responsabilità del medico, il modo di rispondere del medico solamente in base al contratto che ha, ecco, questo è qualcosa che sicuramente mi farà riflettere nei prossimi. Ancora sulla surroga, è ovvio che nella surroga siamo di fronte al giudice ordinario, ma è questo che mi interessa vedere come nella surroga vengono portate, quindi di fronte al giudice ordinario, le limitazioni dell'articolo 9. Questo è interessante, quindi lascerebbe, come diceva il dottor Iadecola, a pensare che quella soluzione compromissoria in realtà possa funzionare, purché al di là delle questioni di giurisdizione, che ripeto sono affascinanti da un punto di vista giuridico, ma trovano poca empatia tra gli esercenti delle professioni sanitarie che si occupano del diritto sanitario per le aziende, però trovano poca empatia, mentre è interessante vedere che chiunque sia il giudice,
va bene, dove si incatena la controversia, applichi le medesime strutture contabili del danno. La mia domanda è, dopo passo la parola ad Arturo Iadecola, ma si può fare in questo momento? Allora. Oddio, possiamo agire in via interpretativa di quello che abbiamo o ci vuole un intervento del legislatore su questo tema? Dottor Iadecola. Sì, grazie. Allora, io non posso che essere d'accordo con quello che ha detto il consigliere Vincenti, cioè molto probabilmente, ma del resto siamo d'accordo un po' tutti quanti, qui non ci interessa tanto, è un punto di vista che credo accomuni sia i diretti interessati da queste discipline, quindi i medici, il personale sanitario, sia gli interpreti e coloro che nei vari ruoli devono darvi applicazione, il profilo della giurisdizione. È un problema che ovviamente si pone e continuerà a porsi, ma interessa soprattutto che questa eventuale duplicità di giurisdizione non determini un pregiudizio per il medico, per il solo fatto non solo di essere un medico pubblico anziché un medico privato, ma addirittura per il medesimo medico pubblico di essere chiamato a rispondere davanti ad uno o davanti all'altro giudice. Ed allora giustamente si osserva da parte del consigliere Vincenti, una soluzione potrebbe essere quella di venire incontro a questa esigenza di certezza, diciamo, e soprattutto, aggiungo io, di uniformità di trattamento, applicando quelle norme, diciamo, di beneficio previste dall'articolo 9, la figura del medico, anche quando eventualmente quest'ultimo dovesse essere chiamato a rispondere davanti al giudice ordinario da parte dell'azienda e non già soltanto quando agisce il pubblico ministero contabile. E questa potrebbe essere una soluzione che a me sembra di buon senso, proprio perché, torno a dire, mi pare che anche su questo siamo d'accordo. Sì, è vero che l'articolo 9 presenta, e sono stato anche su questo d'accordo anche poco fa, mi sono detto d'accordo anche poco fa, nel dire che l'articolo 9 offre degli spunti che possono portare a ritenere che il legislatore volesse effettivamente riconoscere una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Ma comunque, anche in una lettura, diciamo, che non voglia tarpare le ali, diciamo così, all'azienda che si lamentasse un'eventuale lesione del suo diritto alla difesa, beh, comunque sia, il giudice potrebbe poi fare applicazione di quelle norme che comunque riducono l'esposizione del medico proprio per evitare quella disparità di trattamento. Si può fare questo, non si può fare? Beh, io direi che noi sappiamo, tutti i giudici devono, prima di censurare la eventuale illegittimità costituzionale di una norma, devono tentare la strada della interpretazione costituzionalmente conforme. Direi che tutto sommato in un caso del genere non sarebbe, come dire, non sarebbe strano se un giudice ritenesse di estendere queste tutele, tra virgolette, che la legge predispone a favore del medico anche in un eventuale giudizio civile. Tra l'altro vorrei aggiungere un ulteriore elemento che può essere ulteriormente, diciamo, dimostrativo di come sia diversa, se non si tenta questa strada della interpretazione costituzionalmente orientata, la posizione del medico semplicemente in base al giudice che si occupa della causa. La legislazione più recente, mi riferisco al decreto legge 76 del 2020, sempre nell'ambito della legislazione dell'emergenza, ha previsto con una norma transitoria che i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti rispondono solo per dolo quando le loro condotte sono di tipo commissivo e anche per colpa solo quando le condotte sono di tipo omissivo. Certo, nell'attività del medico è molto difficile stabilire se c'è un comportamento attivo, quale elemento che causa il danno, o un comportamento omissivo. È difficile, in concreto, il professor Matri ce lo insegna, dire se in realtà quella è una condotta commissiva o omissiva, quindi anche questa norma darà luogo a divergenze interpretative sicuramente, però ci rende ulteriormente chiaro quanto sia diverso il regime della responsabilità di un soggetto, medico o non medico, a seconda che il suo giudice sia la Corte dei Conti che applica questo regime sostanziale speciale, ovvero il giudice ordinario. Quindi, ecco, nei limiti in cui è possibile evitare, diciamo, disparità di trattamento che sarebbero queste sì incostituzionali, io credo che la strada della, diciamo, interpretazione adeguatrice possa essere la strada più opportuna. Ecco, magari se siete d'accordo, mi faccio io parte diligente, come si dice, potremmo dare un'occhiata ai quesiti che sono stati fatti dai partecipanti, ce ne sono diversi.
Se può cominciare, vediamo dove arriviamo. Dovremmo chiudere fra 5 minuti per essere... Allora, cominciamo. Devo dire che ai quesiti cui non sarà data risposta ora, cioè quasi tutti, perché vedo che sono molti, i relatori risponderanno per iscritto e le troverete sui canali aziendali SHARM. Io lascerei quelli civilistici all'avvocato Locatelli e mi occuperei di quelli che riguardano la Corte dei Conti. Come si vedono? Come si... Scusatemi che non li vedo. Devi cliccare su chat. Allora, intanto dottoria De Cola, se vuole iniziare lei, così... Sì. Allora, io andrei direttamente sulla domanda della dottoressa Caravita. Come si concilia il doppio binario con l'obbligo di segnalazione, l'avvocato Caravita, segnalazione alla Corte dei Conti da parte delle PA? La PA decide liberamente se attivare l'azione innanzi al giudice civile o segnalare alla procura della Corte dei Conti, posto che il nuovo articolo 66 del Codice di Giustizia Contabile prevede un termine di prescrizione massimo di 7 anni per l'azione contabile. Detta prescrizione fa venire meno anche per l'amministrazione l'obbligo di procedere anche civilmente? Allora, comincerei con il dire che quello di procedere civilmente non è un obbligo. Quello di procedere civilmente è, l'abbiamo detto anche poco fa, una scelta discrezionale dell'amministrazione, la quale è chiamata a fare le sue valutazioni in primo luogo in termini di verosimile esito del giudizio, la valutazione che qualsiasi soggetto fa prima di intraprendere una causa. Laddove invece la posizione della Corte dei Conti è differente, perché la Procura regionale, una volta che vi siano i presupposti sostanziali della responsabilità, è tenuta ad agire, non fa valutazioni di opportunità. Ora, premesso che esiste e resta confermato dal Codice di Giustizia Contabile l'obbligo di segnalazione che qualsiasi amministrazione pubblica deve fare in presenza di un danno erariale, io direi che i due profili vanno scissi, nel senso che per quello che attiene in particolare alla prescrizione, i due regimi di prescrizione sono differenti. Anche se in ipotesi fosse maturata una prescrizione contabile, nel senso che sono passati i 7 anni che ci ricorda l'avvocato, vale a dire 5 con possibilità di interruzione, ma con l'aggiunta di soltanto 2 anni successivi per l'azione contabile, nulla esclude la possibilità nel termine residuo, quindi nei restanti 3 anni, per l'azienda sanitaria di esercitare un'azione nei confronti del medico, ove ve ne siano i presupposti. Tuttavia, quello che può essere più interessante notare a questo proposito è che l'eventuale iniziativa, o meglio, la decisione dell'azienda di abbandonare qualsiasi, ipotesi di azione nei confronti del medico, una volta che sia addirittura decorso il termine di prescrizione per il pubblico ministero, non darà luogo a responsabilità per l'amministrazione di fronte alla Corte dei Conti, se è questo diciamo uno degli addentellati della domanda, per il semplice fatto che se è stato lo stesso pubblico ministero contabile a ritenere di non dover procedere, molto probabilmente nessuna valutazione di responsabilità potrà farsi nei confronti dell'amministrazione che ha ritenuto essa stessa poi di omettere questa azione. Lascio la parola all'avvocato Locatelli perché vedo che il tempo stringe, quindi magari una risposta la può dare lui e le altre le vediamo. Io proporrei, avvocato, siccome c'è quella dell'avvocato Silvia Rossi, che mi sembra abbastanza interessante e di interesse generico, se potesse rispondere a questa. Allora, la leggo ora. Come si concilia il doppio binario con la previsione della legge Gelli-Bianco dell'obbligo per l'esercente la professione sanitaria ausiliario della struttura pubblica di essere assicurato per la sola colpa grave, evidentemente a tutela del pubblico erario, ma non anche per se ho ben capito la domanda, non perché, ma perché proprio l'ho letta in questo momento, per questo l'ho letta piano, perché devo cercare anche di comprenderla, è il tema che avevo un po' analizzato prima, no? Quando avevo mostrato la slide relativa ad una polizza assicurativa di un medico pubblico dipendente e la sua polizza diceva, proprio evidentemente attraverso la lettura che era stata data in buona fede dall'assicuratore da egli stesso, dal suo broker, e la lettura era quella che l'azione per colpa grave potesse essere a binario unico, e cioè rivolta solamente da parte della Corte dei Conti, perché se ricordate la slide, cioè quella clausola diceva assolutamente ci vuole una sentenza della Corte dei Conti, no? Sostanzialmente.
lasciamo perdere poi se questa indicazione sia corretta, rispondente a dettati civilistici o meno. Però, insomma, era molto chiara la clausola, no? Allora il punto è nell'incertezza che in questo momento ci pervade, quantomeno parlo per me, in questa incertezza io preferirei avere una clausola che mi dice che io sono garantito come medico in relazione ad un'ipotesi di azione per colpa grave, generica, senza riferimenti a Corte dei Conti o ad altro. Fermo restando che poi, giustamente, come avevo visto invece in un'altra domanda, c'è il problema anche della colpa lieve, di come il medico alla fine venga assicurato, oppure attraverso altri meccanismi di garanzia del proprio patrimonio da parte della... Insomma, qua ovviamente dobbiamo attendere che la legge Gelli entri sostanzialmente in vigore e capire attraverso quali meccanismi si intenda appunto provvedere anche su questo, secondo me, fondamentale aspetto, perché anche la stessa terza sezione della Corte di Cassazione è già dal 2007, forse anche prima, parlo del 2007 con la 21.916 di Giacomo Traveglino sul più probabile che non, già da quella sentenza si inizia a parlare del valore sociale dell'assicuratore, sul quale alla fine si vengono a spalmare determinate obbligazioni. Quindi noi dobbiamo oggi tenere in considerazione la società di l'assicuratore come un elemento essenziale in questo meccanismo. La Gelli Bianco li richiama, probabilmente qualche passo in più avrebbe dovuto essere svolto e lo sappiamo, però insomma questo è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione. Bene, io penso che dobbiamo concludere, risponderemo alle altre domande per iscritto, troverete sui canali aziendali SHAM. Ringrazio tutti i relatori intervenuti, avete visto come abbiamo posto più questioni che soluzioni, però così è l'oggetto della sentenza che abbiamo esaminato, ma non tanto la sentenza quanto la problematica che preesisteva alla sentenza, preesisteva alla legge Gelli Bianco e ancora non ha trovato che ampi campi di dubbio su cui poggiare. Speriamo che il prossimo lavoro, che non abbandoneremo, possa portare a ulteriore compimento la fase interpretativa sia della sentenza che della legge. Sono certo, conoscendo la produttività della mente del consigliere Vincenti, che può darsi che fra poco qualche obbligo e spunti da qualche parte ci possa dare qualche indirizzo. Grazie a tutti e vi saluto ai prossimi webinar di SHAM. Grazie a voi. Grazie.